Allora, una grande festa per la vostra squadra dopo una partita ancora una volta molto lottata. Sì, è stata una partita all'inizio un po'... eravamo molto emozionate, tutte e due le squadre. In alcuni momenti si è visto anche un po' di stanchezza, un po' di poca lucidità. Ci sta anche un po' mattina, avevamo un po' dei cali da tutte e due le parti. Però avevamo i nervi tesi dall'inizio alla fine, non volevamo portarla al quarto, al quinto set, abbiamo provato a spingere veramente su ogni palla dalla prima all'ultima. Questo è il frutto di tanti sacrifici, tanto duro lavoro in settimana, perché ci alleniamo davvero tanto per arrivare così al weekend. Adesso abbiamo raggiunto questo obiettivo importante, ma non è finita, ce ne abbiamo un altro ancora più grande che ci aspetta. Per te cosa vuol dire a livello personale questa Coppa dopo la scelta, insomma, di scendere in A2? Quando si vince una Coppa, una finale, è sempre uguale, sempre le stesse emozioni, è sempre... dai sempre tanto, e io quest'anno ho dato tanto, mi sono divertita, è stata dura, ripeto, non è ancora finita, però la paragono come uno scudetto, una Champions, è un anno bellissimo per me, particolare, anche se a due, non mi importa. Cosa per me, questi tifosi straordinari che vi hanno seguito più delle Serie A1, come si sentono queste tifoserie? Perugia ha un cuore grande e quando li ho visti arrivare il cuore esplodeva, e quindi questa vittoria non è solo per noi, per lo staff, la società, ma anche per loro, per tutta Perugia. Hai detto che questa sfida è un cammino verso un qualcosa di più importante di fine stagione. Siete le due squadre favorite per giocarvi la promozione? Sì, diciamo che finora abbiamo dimostrato, noi, sia noi che Busto, siamo le squadre più costanti, più solide in questo momento. Poi ancora il cammino è lungo, però ora secondo me è così, quindi noi cerchiamo di scappare ancora. Pensiamo al nostro cammino, poi sotto può succedere di tutto, non lo so, sarà dura perché poi i playoff sono tosti. Sì, tu ne hai viste tante anche in Serie A1, adesso giochi a Perugia dove c'è una squadra maschile con un grande seguito, com'è l'ambiente perugino nel complesso? Allora, ho detto prima che a Perugia è bella, è calorosa, si sente tanto la pallavolo, poi in questo momento sia la maschile sia la femminile stiamo vincendo tanto, quindi ci trasmettiamo a vicenda tutta questa energia. È bello, bellissimo.